ha respinto tutte le accuse mosse a suo carico ed ha annunciato le dimissioni dalla carica. Il sindaco di Mazzarà Sant'Andrea, Salvatore Bucolo, arrestato martedì dalla Guardia di Finanza per peculato e corruzione nell'ambito dell'operazione Riciclo sulla sottrazione dei fondi per l'equo indennizzo dalla Tirrena Ambiente al comune di Mazzarà. Nell'interrogatorio di garanzia svoltosi al carcere di Gazzi di fronte al GIP Danilo Maffa, Bucolo, assistito dall'avvocato Giuseppe Lopresti, ha parlato per circa 4 ore, ribattendo punto per punto le contestazioni dell'accusa. Secondo gli inquirenti, lo ricordiamo, Bucolo, nella qualità di sindaco, ha rappresentato il tassello cruciale e imprescindibile del disegno criminale di Tirreno Ambiente. Bucolo ha infatti percepito indebite somme di denaro, 33.000 euro intascati dal settembre 2013 al dicembre 2014, per avallare, opponendosi blandamente e in maniera inefficace, la rideterminazione della tariffa dell'equo indennizzo, la quota che la società che gestisce l'invaso di Contrada Zuppà versa al comune di Mazzarrà è destinata ad opere di mitigazione ambientale per i territori su cui sono site le discariche. Secondo quanto accertato dalla Procura di Barcellona, che ha coordinato le indagini, negli anni il comune avrebbe così perso circa 12 milioni di euro di risorse che sarebbero invece spettate a causa dell'arbitraria rideterminazione di quelle tariffe. A Bucolo, ritenuto promotore della delibera di giunta che abbatteva la tariffa per ciascuna tonnellata di rifiuti, viene inoltre contestata la firma dell'accordo transattivo con l'amministratore di Tirreno Ambiente, Giuseppe Antonioli, nel dicembre 2013, con cui il Comune rinunciava ad oltre 1.457.000 euro vantati dall'ente per somme incamerate e non versate nelle casse comunali, rinunciando altresì alla corresponsione della differenza tra le somme realmente versate da Tirreno Ambiente in virtù delle tariffe modificate e quelle che il Comune avrebbe invece incassato con l'applicazione della tariffa corretta. Al termine dell'interrogatorio di garanzia, l'avvocato Giuseppe Lopresti ha presentato istanza di scarcerazione al GIP, preannunciando comunque ricorso al riesame. Al carcere di Vercelli, dove si trova detenuto, si è quindi svolto l'interrogatorio di garanzia di Pino Innocenti, uno dei 3 amministratori di Tirreno Ambiente raggiunti da misura cautelare. Anche Innocenti, in un lungo interrogatorio, si è difeso dalle accuse. Nei prossimi giorni, sempre per rogatoria in Piemonte, saranno sentiti Giuseppe Antonioli e l'ex senatore Lorenzo Piccioni, ristretti ai domiciliari.